In occasione oggi del 25° anniversario della morte di padre Pino Puglisi, che sarà il 15 settembre del 2018, qui a Biancavilla è stato inaugurato a Belvedere una via al beato Puglisi, Pino Puglisi. Io padre Pino Puglisi l'ho conosciuto negli anni 90 quando c'era un poco di rumore contro la mafia, che cercava di minacciare questo sacerdote, che lui è un testimone della parola di Dio, che ha cercato di vivere e ha vissuto il Vangelo con coerenza, e quindi sottraeva la mafia bambini e ragazzini per non farli spacciare droga, oppure venivano usati per fare delle rapine. E quindi la mafia questo non gli andava. E poi, secondo me, l'uccisione di padre Pino Puglisi è stato quando Giovanni Paolo II, 25 anni fa, il 9 maggio, è venuto ad Agrigento, nella Valle dei Templi, e lui esortava, invitava ai mafiosi a convertirsi, dicendo: convertitevi, e proprio che un giorno ci sarà il giudizio di Dio. Lei ha conosciuto personalmente Don Pino Puglisi? Io ho conosciuto Don Pino Puglisi, era un uomo mite, un uomo umile, un uomo sempre sorridente, tanto che quando il 15 settembre del 1993, il giorno del suo compleanno a 56 anni, il killer si avvicinò per puntargli la pistola e poi ucciderlo, lui lo guarda con un sorriso e dice: me l'aspettavo. E questo me l'aspettavo, il sorriso di Don Pino, e un invito a tornare decisamente a Dio, che nella sua misericordia infinita gli aspetta come il padre della parabola evangelica del figlio prodigo. Solo tornando a Dio i mafiosi potranno ritrovare la pace del cuore e ridonare alla società e alle proprie famiglie la serenità perduta e la speranza di un futuro. Don Pino Puglisi diceva: ognuno di noi bisogna fare qualche cosa, e quindi facendo qualche cosa ognuno di noi possiamo fare molto, lottare contro la mafia. Quindi Pino Puglisi, che è il simbolo della speranza. E allora è un invito per tutti i giovani e ragazzi: essere e proprio lottare contro la mafia, non lasciarsi rubare la speranza, la gioia. E poi a Palermo viene definito Don Pino Puglisi con le 3P. 3P. 3P significa parola di Dio, che lui era innamorato della parola di Dio, e agendo nella parola di Dio, quindi ha vissuto questa parola di Dio con coerenza e testimonianza, lottando contro la mafia. Poi l'altra P, che significa il pane, l'Eucarestia. Gesù, prima di morire, ha donato a noi l'Eucarestia: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E dall'Eucarestia che riceve quella forza per lottare contro la mafia. L'altra P è anche i poveri. Gesù dice: i poveri ce l'avete sempre con voi. E pensando a queste parole, e allora padre Pino Puglisi proprio toglie dalla strada questi bambini, queste ragazze, li invita alla legalità. Poi un'altra cosa importante che possiamo dire di Don Pino Puglisi: prima della beatificazione, che lui è stato beatificato il 25 maggio del 2013, quando hanno preso la cassa dal cimitero Sant'Ossola per portarla poi in cattedrale e seppellirla, Sua Eccellenza Carmelo Cutitta, che faceva parte della commissione, quando hanno aperto la cassa, hanno trovato un corpo ancora, si può dire, incorrotto, ancora con la cassola viva, poi il Vangelo tra le mani e la croce, e ancora c'era una rosa che aveva messo una fedele di allora, e sembrava una rosa fresca.
Il corpo di Don Bino Puglisi momentaneamente è seppellito nella cattedrale di Palermo, la tomba che ha la forma di una spiga di grano che sta a indicare, come dice San Giovanni nel capitolo 12, se chicco di grano non muore, non marcisce, non può portare dei frutti. E allora Padre Pino Puglisi ci insegna a portare a noi frutti di speranza, di pace, di amore, di riconciliazione, ma anche frutti di santità.